Buongiorno ragazzi, bentornati e soprattutto benvenuti qui nel mio canale. Oggi ho una giornata libera e posso dedicare un video alla Ford Puma e alle vostre richieste. Devo dire che sono veramente tante. A me fa piacere potervi aiutare in qualche maniera. Mi raccomando, se avete bisogno di qualche cosa, di qualche consiglio, potete scriverlo qui sotto nei messaggi e quando mi sarà possibile cercherò di rispondere al più breve tempo possibile. Le richieste che voglio farvi vedere oggi, che mi avete fatto, sono ben tre. Allora, la prima richiesta è voglio farvi vedere praticamente come funziona la messaggistica di WhatsApp. Tanti mi scrivono e mi dicono che non riescono a rispondere ai messaggi, quindi ho deciso di fare un video, magari di qualche minuto, per farvi vedere come rispondo io al messaggio di WhatsApp. L'altra richiesta che mi è stata fatta è quella dove posso far vedere come si accende la radio nonostante il telefono sia scollegato. Anche se devo dire la verità, il telefono in questo caso non c'entra molto. La terza richiesta che mi è stata fatta è quella dove posso far vedere come funziona l'apertura del bagagliaio con il movimento del piede. Allora, questa non è scontata perché per fare questo tipo di operazione occorre che la macchina abbia il Comfort Pack che comprende appunto l'apertura del portellone elettricamente. Se non si dispone di questo pacchetto, non è possibile fare questa operazione. A dire la verità, di richieste ce ne sono ancora altre, però per fare già questo video mi ci va un attimino di tempo, quindi oggi provvederò a fare queste tre richieste. Spero di riuscirmi a farvi capire bene come funzionano tutte queste cose. Poi, come ho detto prima, se eventualmente ci sono ancora dei dubbi, delle domande da fare, me lo lasciate scritto e magari provvederò a rispiegarle. Adesso andiamo alla Ford Puma e vediamo tutte queste cose insieme, se ci riesco. Allora, sono tornato nel mio garage, o meglio, la mia base operativa, la chiamo così perché solitamente quando faccio i video sulla Ford Puma, quando il tempo non è un granché bello, mi metto qua in garage. Così ho lo spazio che mi occorre e diciamo non sono tanto vicino a una strada e ho i rumori appunto delle vetture che mi disturbano. Non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, e andiamo subito a vedere per quanto riguarda il collegamento di WhatsApp e come rispondere ai messaggi che vi arrivano. Innanzitutto andiamo ad accendere la vettura. Vettura adesso completamente accesa. Come potete vedere, io qua ho già tutte le app che ci sono sul telefonino riportate qui sul display. Ma facciamo finta che non riuscite a collegarvi, quindi torniamo indietro. Sulla schermata principale voi avete le impostazioni della vettura, le funzioni e le app. Andate poi a premere appunto il tasto app, trova app cellulare. Adesso logicamente io ho appena acceso la vettura e mi dice ricerca app su Cristiano. Se vi dice le app compatibili con Sync possono essere trovate esclusivamente quando sono in esecuzione sul dispositivo, non vi preoccupate ragazzi, voi dovete andare soltanto sul vostro telefono e tramite le impostazioni collegare appunto il vostro dispositivo con Sync tramite il Bluetooth. Quindi adesso colleghiamo il dispositivo con il Sync. Andiamo su le impostazioni, appunto Bluetooth, vi fa vedere tutti i dispositivi e troverete appunto Ford Puma. Andiamo a collegarci, attendiamo qualche minuto, qualche secondo e una volta avvenuto poi il collegamento potrete poi ad accedere alle vostre applicazioni tramite il display principale della Puma. Se per caso non riuscite a collegarvi neanche in questa maniera, andate direttamente sul display dove c'è la scritta che vi conduce al vostro smartphone, come in questo caso. Vi faccio vedere qua, c'è scritto Apple CarPlay Cristiano. Io andrò a premerlo, come giusto che sia. Appaiono tutte le icone che io ho sul telefono. Allora, io qua ho tre messaggi da leggere, sicuramente sono dei messaggi legati al gruppo della famiglia che ho io. E in questi giorni qua, i criceti che io avevo, hanno fatto dei piccoli, cricettini, quindi, ci mandiamo sovente dei messaggi perché magari riesco anche a regalare qualche criceto ad amici o parenti, perché veramente sono un po' troppi. Comunque, adesso vi faccio vedere. Andiamo a premere. Vuoi leggere i messaggi? Inviarne uno o chiamare? Allora, come avete sentito,
Il Sync mi dice che ci sono tre messaggi, che ci sono i messaggi da leggere, se voglio chiamare oppure se inviare un nuovo messaggio. Allora, in questo caso qua, io voglio inviare un nuovo messaggio. A chi vuoi inviarlo? E io scrivo a Family. Che Che cosa vuoi scrivere nel gruppo Family? carini. Il messaggio di WhatsApp al gruppo Family dice: Che carini. Vuoi modificarlo o posso inviarlo? Invia. Adesso Fatto. però devo andare a vedere se effettivamente il mio messaggio è stato inviato. Logicamente, per quanto riguarda la messaggistica di WhatsApp, non sarà possibile inviare messaggi di testo scritti. Potete inviare messaggi solamente tramite il vocale, perché logicamente è studiato. Se eventualmente siamo alla guida, non possiamo metterci lì e scrivere con le nostre belle dita sul display, perché sarebbe una cosa pericolosa. Quindi la messaggistica di WhatsApp funziona esclusivamente con l'audio vocale. Quindi andrò ad aprire WhatsApp per vedere appunto se c'è il messaggio. Questo è la chat che abbiamo noi della famiglia. Come potete vedere, lì ci sono dei piccoli cricettini, e andiamo a vedere se c'è il messaggio che ho inviato io. E potete trovarlo qua, ragazzi, si vede benissimo la scritta "che carini". Quindi ragazzi, questo è il procedimento giusto per poter usufruire al meglio della messaggistica di WhatsApp. Andate su impostazioni telefono, trovate il sync e vi collegate tramite Bluetooth. Se eventualmente avete dei problemi anche a farlo in questa maniera qua, provate con il cavetto. Io non l'ho fatto perché non ho il cavetto qua con me, e quindi ho fatto questo procedimento che più volte ho già provato, anche perché non sempre e la vettura si collega in automatico con lo smartphone, quindi ogni tanto occorre fare questi procedimenti. Comunque, se avete ancora qualche dubbio, potete lasciarlo qua sotto scritto nei commenti e cercheremo di risolvere insieme la situazione. Adesso andiamo a vedere l'apertura automatica del portellone. Come ho detto prima, funziona solo se avete il pacchetto, il Comfort Pack. Io fortunatamente ce l'ho quando sono andato ad acquistare la macchina. Il concessionario già l'avevo ordinata con questo pacchetto, quindi me lo sono trovato e devo dire che comunque è molto utile e lo uso parecchio. E i primi tempi ho fatto difficoltà a capire come funzionava, ho provato in diverse maniere e non riuscivo. Poi in privato mi hanno scritto e mi hanno detto: "Guarda Cristiano, per poter aprire il portellone con il movimento del piede devi fare esattamente così". Quando poi ho ricevuto questo messaggio ho provato due o tre volte, alla fine ci sono riuscito, ma adesso vi faccio vedere come mai non riuscivo ad aprirlo. Nonostante abbia comunque imparato ad aprire il portellone, non mi nego che qualche volta diro un calcio al paraurti, logicamente sempre in maniera delicata, perché so già che potrebbe non funzionare, o meglio, non ho posizionato il piede proprio in maniera corretta. Allora ragazzi, il mio problema che avevo all'inizio, che non riuscivo a aprire appunto il portellone, è che io passavo il piede qui sotto il paraurti e non si apriva mai, proprio come faccio adesso. E credetemi, sono diventato veramente pazzo. E mi chiedevo, ma ce l'avrò io poi l'apertura del portellone oppure no? Addirittura un giorno mi sono chinato sotto la macchina per vedere appunto se c'era un sensore. Poi fortunatamente un iscritto mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: "Guarda Cristiano, si fa così". Il movimento che va fatto sarebbe così, come se io dassi un calcio al paraurti della vettura. Logicamente devo fare attenzione a non darglielo per davvero. Per far sì che funzioni, ragazzi, dovete posizionare il piede più o meno al centro del paraurti. Non va posizionato né troppo a destra né troppo a sinistra, proprio qui in mezzo. Ma facciamo la prova adesso. Accendiamo anche il telefono per la registrazione. Ci posizioniamo qui sotto al paraurti, come vi ho detto prima, più o meno a metà. Fate finta di tirare un calcio, ma la cosa deve essere abbastanza veloce. Ci sono volute diverse prove, ma alla fine, una volta capito poi il funzionamento, non è niente di difficile. Certo che per me è la prima vettura con questo tipo di sistema automatica e quindi ho fatto un po' di difficoltà. Per richiudere il portellone abbiamo due possibilità: o rifare lo stesso movimento con il piede, oppure andare a premere il tasto fisico, quello che è posizionato nella parte superiore del portellone, cioè questo. Però, siccome io voglio complicarmi la vita, lo richiudo nella stessa maniera come l'ho aperto.
Ma adesso andiamo a vedere l'altra richiesta, la terza, dove mi veniva appunto chiesto come si faceva accendere la radio senza aver collegato il telefono. Allora, forse io ho interpretato male la domanda, o forse mi è stata scritta appunto non correttamente. Può essere che l'utente mi abbia chiesto come faceva ad ascoltare la musica che aveva sul telefonino, però non è stato specificato, quindi io ho capito soltanto come accendere la radio senza avere il telefono collegato. Io, per esempio, non dispongo di Spotify o altre cose simili, non sono abituato a scaricare musica sul telefono, ascolto quotidianamente la musica della radio, quindi non mi faccio mai questi problemi. Però per andare a accendere la radio della vettura non c'è bisogno di avere un telefonino collegato, basta soltanto accendere la vettura. Se casomai la radio è spenta, c'è proprio il tasto fisico che va premuto e logicamente quel tasto lì comunque ci permette anche di alzare e abbassare il volume della radio. Andiamo a vedere insieme. Come potete vedere, adesso è tutto spento, però io voglio ascoltare la musica, quindi vado a premere questo tasto. Cercando parcheggio o SUV per andare ad abbracciare gli alberi ogni volta che mi va. Quindi tramite questo tasto fisico noi possiamo andare ad accendere la radio, sia che la macchina è accesa oppure che è spenta, e anche da qui possiamo regolare il volume. Con tecnologia sonica per una pulizia delicata ma profonda. Come avete visto, non c'è niente di difficile. Come vi ho detto prima, le richieste sono tante. Ho letto alcuni messaggi indietro e mi è stata fatta la richiesta se potevo far vedere come consumare meno i freni della vettura, o meglio utilizzare di più il freno motore. Questo video qua si può fare, logicamente devo andare un po' in montagna dove ho delle discese un po' più ripide, e per fare questo video mi occorrerà poi collegare la GoPro al vetro della macchina, da farvi più o meno rendere conto di come funziona il freno motore della vettura. E devo dire che comunque funziona molto bene e si sente molto quando rallenta la vettura senza utilizzare proprio il pedale dei freni. E adesso non ho il tempo di andare su in montagna, appena sarà possibile mi attrezzerò, metterò magari anche la GoPro attaccata al torace, giusto da farvi vedere il segnale della batteria che è in ricarica quando appunto utilizziamo il freno motore della vettura. Sempre in un altro messaggio mi è stato chiesto se tramite comandi vocali posso andare a impostare le varie modalità di guida della vettura. E per questo no, ragazzi, non si può andare a impostare le modalità di guida tramite i comandi vocali, solo tramite tasto fisico. Poi ho visto in diversi post su Facebook che la Puma presenta alcuni difetti, tipo le guarnizioni che si spaccano, e mi è stato chiesto appunto come erano le mie guarnizioni. Beh, devo dire che la macchina ha soltanto 4 mesi di vita, ha più o meno 4.000 km, quindi le guarnizioni sono in ottimo stato. Adesso io non so se è dovuto al fatto che magari la vettura sta sempre chiusa in garage, comunque si presentano veramente bene, e ci mancherebbe anche che dopo comunque 4 mesi di utilizzo la vettura abbia già le guarnizioni che si spacchi. Le guarnizioni in questione sono quelle del vetrino qua dietro posteriore, questo qua triangolare, specialmente in questo punto qua. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo breve filmato. Spero di essere stato chiaro. Se ci sono dei dubbi, comunque fatemelo sapere. Ho cercato di spiegare al meglio le tre cose che mi avete chiesto, ne ho ancora altre da poter poi farvi vedere, però purtroppo il tempo a disposizione oggi è questo. Detto ciò, ragazzi, vi chiedo gentilmente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un piccolo gesto per voi, ma importante per me, perché mi dà la possibilità di continuare a caricare contenuti sul canale della Ford Puma, altri veicoli e appunto esplorazioni urbane. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Fiei e ciao Fie!